E con questo adesso cosa ci faccio? 500 euro da spendere in mostre, musei, corsi di aggiornamento. Sì, sì, mi piacerebbe. Come non mi piacerebbe? Però tra mutuo, figlio da mantenere, carte da pagare varie, non posso. E poi cosa mi metterei? L'ultimo vestito che ho comprato è questo, con l'ultimo aumento di stipendio che è stato nel 2009, sì. E invece di darmi un vero aumento di stipendio, mi danno questa carta, sì. Ma datemi dei buoni pasto, che almeno ci faccio la spesa. Provi a vedere se funziona, magari passa. L'ho potuto anche mangiare cultura. Gliela compro io. Adoro andare a teatro. Dovevo giusto fare il nuovo abbonamento per la stagione autunnale. Le do 250 euro. È nominativa, lo so, ma io so come fare. 250? Ma vale 500 euro! Caro professore, lei dovrebbe conoscere la legge sulla domanda e sull'offerta. 250 euro, altrimenti... Va bene, mi dia questi 250, così almeno ci pago la spesa che ho nel cestino. Cultura, mo me te magno. Articolo 12, comma 1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. La carta, del valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, di pubblicazioni e di riviste, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento, a corsi di laurea, master, per gli ingressi a musei, mostre ed eventi culturali.